Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Detensor. A cosa serve Detensor? Telocipro ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli unità di riposo e accessori. È commercializzato in Italia dall'azienda Relax Healthcare SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Relax Healthcare SRL. Concessionario: Relax Healthcare SRL. Categoria di appartenenza: unità di riposo e accessori. Confezioni: Detensor, telocipro cuscino ortopedico 50x 40 cm con Detensor guanciale 40x 30 cm. Detensor, telocipro guanciale 60x 40 cm. Detensor, telocipro matrimoniale 160x 180 cm. Detensor, telocipro matrimoniale ridotto 140x 160 cm. Detensor, telocipro mezza piazza 80x 90 cm. Detensor, telocipro piazza intera 2PZ 80x 140 più 60x 40 cm. Detensor, telocipro piazza intera 80x 180 cm. Detensor, telocipro schiena gambe 80x 140 cm. Descrizione e caratteristiche. Il Detensor in telocipro ha un morbido tessuto in filo di rame. Può essere una valida alternativa a trattamenti farmacologici, terapie fisiche ed altre tecniche ad azione analgesica o miorilassante nelle seguenti condizioni: fibromialgia diffusa e sindromi miofasciali, artrosi cervicale, dorsale, lombare, sacrale non complicate da radicolopatie, lombalgie ricorrenti, lombalgie acute, croniche o cronicizzanti, cefalea da tensione, tensione adache, mialgie da sforzo o da superallenamento, cervicalgia da colpo di frusta, esiti dolorosi di sindromi spastiche infantili, sindromi delle gambe senza riposo, restless legs, insonnia da tensione. Per le sue proprietà termodisperdenti inoltre il Detensor è indicato nelle seguenti condizioni: ipertermia, acroeritromelalgia, disestesie con patologica sensazione di calore. Data l'assenza in pratica di controindicazioni, l'uso del Detensor è particolarmente indicato nei pazienti con scarsa tolleranza per i medicinali, quali i soggetti anziani ed i soggetti affetti da gastropatie, epatopatie e nefropatie. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.